Ancora ben trovati, questo è Focus, l'appuntamento con l'approfondimento del mattino. Oggi, come preannunciato in rassegna stampa, parliamo di stagione teatrale. Lo facciamo con l'assessore alla cultura del comune di Vittoria, Daniele Scrofani. Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Grazie per essere tornato e un saluto anche ad Andrea Burraffato, che è il direttore artistico della stagione teatrale per quanto riguarda la prosa. Sì, buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, assessore, la stagione è già cominciata, è cominciata l'8 dicembre con un appuntamento che è andato benissimo alla grande e oggi si parte anche con la prosa. Lei mi diceva che è molto soddisfatto perché spettacolo già sold out e ben 200 abbonamenti già bloccati. Sì, devo dire, siamo molto soddisfatti per l'esito complessivo della campagna degli abbonamenti. Proprio per quanto riguarda la stagione teatrale abbiamo a un certo punto a quota 200 abbonamenti, abbiamo pensato e ritenuto, dopo averne riflettuto e concordato col direttore artistico, di bloccare perché era giusto consentire anche a chi volesse provare a trovare un biglietto per entrare nei singoli spettacoli al teatro, e così è stato. I 100, circa 120 biglietti sono stati esauriti, quindi per stasera c'è veramente non c'è un posto, ecco, insomma, siamo contenti. Ecco, avevate preventivato un così grande successo quando avete messo su questo cartellone? Ma io devo dire che noi, per me è un'esperienza nuova, ovviamente la cultura è nelle mie corde, però non mi ero mai occupato in modo diretto di organizzare insieme a dei professionisti così validi una stagione così importante. E avevamo delle belle aspettative, i numeri ovviamente sono straordinari, perché è vero che vi sono delle... degli appuntamenti fissi a Vittoria che periodicamente hanno insomma anche degli eventi organizzati da alcune associazioni che hanno dato riscontri simili, però qua non si parla di un contenitore ma si parla di una stagione teatrale istituzionale che non ha mai raggiunto dei livelli così importanti, quindi da questo punto di vista molto soddisfatto. E in modo proporzionale siamo soddisfattissimi anche per quanto riguarda l'esito della stagione musicale, che ha avuto, che è la prima, l'abbiamo detto l'altra volta, che è per la prima volta interviene un cartellone istituzionale del teatro comunale, della stagione del teatro comunale di Vittoria, e che ha raggiunto anche la stagione di musicale dei risultati eccezionali, insomma. Io volevo fare vedere naturalmente anche ai nostri amici a casa la locandina che raccoglie un po' tutti gli eventi della stagione che, come detto, è partita l'8 dicembre e si chiuderà, vado a leggere, l'8 aprile. Naturalmente si vanno ad alternare gli appuntamenti della stagione musicale, ne abbiamo già parlato con il direttore artistico Alessandro Nobile, che è stato nostro ospite a Focus qualche giorno fa, e adesso per l'appunto parliamo della stagione di prosa con il direttore Andrea Burraffato. Si comincia questa sera con lo spettacolo Le sorelle Macaluso di Emma Dante. È tutto pronto, direttore? Tutto prontissimo, abbiamo già iniziato l'allestimento ieri, perché è uno spettacolo abbastanza complesso dal punto di vista delle luci, quindi ha avuto bisogno di un giorno di preallestimento, e partiamo, devo dire, alla grande con uno spettacolo che da tempo avrei voluto portare a Vittoria, perché fino all'anno scorso mi occupavo di una piccola stagione di teatro contemporaneo. Quest'anno mi è stata data questa bella possibilità e quindi ho colto subito l'occasione per portare uno spettacolo un po' più importante, sebbene afferente a quella sfera appunto di teatro contemporaneo. Infatti il termine prosa in questo caso va inteso proprio nel modo più lessicale, vero, del termine, in quanto contrapposto a poesia, perché normalmente per prosa si intende una stagione classica di teatro, invece in questo caso la prosa nella sua pienezza del termine rappresenta proprio il recitato, che va dal contemporaneo che avremo modo di vedere oggi fino alla farsa, passando per il recital e la tragicommedia, quindi tutti i linguaggi che il teatro ci mette a disposizione. Che spettacolo sarà quello di questa sera per gli amici che verranno a teatro? Allora, è uno spettacolo bellissimo, questo è un giudizio assolutamente di parte. Non per niente leggevo premio Le Maschere 2014, miglior spettacolo dell'anno.
La critica 2014, premio UBU per la regia e per il miglior spettacolo 2014. Sì, è uno spettacolo premiatissimo di Emma Dante, regista e drammaturga palermitana, che è venuta fuori all'inizio del 2000 e da quel momento in poi ha cominciato a battere la scena italiana e internazionale, mietendo successi uno dopo l'altro, arrivando a fare importanti regie anche di opere liriche, La Scala, Il Biondo di Palermo, e che però in questo spettacolo torna alla sua poetica originale, quella appunto che l'ha imposta su questa scena internazionale. Quindi c'è il tema della famiglia, degli scontri interni a una famiglia palermitana, infatti lo spettacolo è tutto in dialetto palermitano, con delle punte di pugliese. Non voglio raccontare troppo, però è un gioco tra vivi e morti, in cui il pubblico non ha mai la cognizione chiara di chi in scena sia vivo e chi in scena sia morto. È un po' nelle corde di questa drammaturga che riesce a essere molto dirompente col suo teatro. Sempre tornando al cartellone che ho già mostrato, ecco, diviso in due parti, lo metto a favore di camera, uno per quanto riguarda la musica, uno per quanto riguarda il teatro. Assessore Scrofani, nel realizzare questo cartellone su che cosa avete puntato? Ma noi, devo dire, siamo affidati parlato, mi fa piacere ritornarci, siamo affidati ad Andrea e ad Alessandro, che sono due professionisti e due esperti peraltro della nostra città, e quindi posso dire che, insomma, che abbiamo veramente lavorato a 6 mani, no? Insomma, anche a 8, perché insomma ci sono state 10, insomma, anzi, devo dire c'è stato un atteggiamento corale con altri soggetti, abbiamo fatto veramente un bel lavoro e l'abbiamo realizzato con entusiasmo. Ecco, probabilmente in entrambi i cartelloni sono stati toccati vari linguaggi delle rispettive competenze, sia nella musica che nel teatro. Ecco, questo probabilmente è l'elemento che abbiamo voluto fare anche per lanciare una stagione sia della musica che del teatro che abbracciasse un po' tutti i generi rispettivi. E probabilmente questo è l'elemento comune, non una specializzazione su una particolare espressione musicale o teatrale, ma uno sguardo d'insieme sulle varie tipologie delle due singole materie. Gli spettacoli vedevo che cominciano tutti alle 21, lo dico per i nostri amici a casa, tranne qualcuno che comincia alle 19 e un altro in programma venerdì 6 gennaio con due spettacoli alle 18 e alle 21:30, quindi se siete abbonati naturalmente controllate di volta in volta gli inizi degli spettacoli. Quello che però voleva dire qualcosa? Sì, stavo dicendo che questi sono i due spettacoli che sono rispettivamente per la musica e per il teatro, sono fuori abbonamento. Ah, e che quello del 30 dicembre è un concerto ed è gratuito, quindi è fuori abbonamento, ma nel senso che non è a pagamento ed è un bellissimo concerto. Coro di voci bianche. Il concerto delle voci bianche, arrivano da Palermo ragazzini che faranno delle musiche meravigliose, quindi insomma da questo punto di vista lo avrei lanciato dopo, perché è un appuntamento imperdibile per gli amanti del genere. Se vuole ne parliamo adesso, visto che abbiamo aperto la parentesi. Sì, ne stiamo parlando, infatti ho colto l'occasione nel fatto che lei diceva derogava gli orari, stava dando questa nota e quindi sì, ne parliamo. È un appuntamento importante, viene effettuato alle 19 piuttosto che alle classiche ore 21, invece quello del giorno 6, forse ne vuole parlare Andrea, è un appuntamento, è una duplice replica. Sì, ne parlerà Andrea, perché è uno spettacolo che è da anni che viene effettuato. Sì. Sì, il Wunder Show è ormai una tradizione del Natale Blair, infatti una 15ª edizione. In realtà per le prime 10 edizioni questo spettacolo è stato fatto a Ragusa, da 5 anni si è spostato a Vittoria. È uno spettacolo di circo fondamentalmente, un gran varietà in cui all'arte circense che la fa da regina si alternano musica, teatro, un varietà all'antica. Con tantissime performance che vengono un po' da ovunque. Quest'anno avremo ad esempio due acrobate tedesche, una contorsionista statunitense, un giocoliere romano, insomma
un po' peschiamo da tutta Europa per offrire questo spettacolo che va sempre sold out ed è l'unico appuntamento della stagione teatrale adatto anche ai bambini, fra l'altro, quindi per pensare anche un po' a un contesto familiare. E poi c'è l'appuntamento che spicca giovedì 2 marzo con Sergio Rubini e il suo Sud. Sì, chiaramente quello è il nome un po' più di cartellone, esatto, come si dice. Quello è il recital, diciamo, nella composizione dei vari linguaggi, lì tocchiamo il recital. Rubini ci porta in un viaggio immaginario nel sud, parte dai persiani di Eschilo, arriva fino a Matteo Salvatore, passando per Edoardo, e quindi attraverso questi grandi della cultura meridionale ci racconta un po' il nostro essere persone del sud, chiaramente diciamo intervallando questi momenti tratti da questi autori con il suo essere un attore istrionico e accompagnato dal vivo da tre musicisti. Mi preme però dire che io credo che la forza reale di questo, al di là del nome di punta, la forza reale di questo cartellone sia il suo insieme, e questo insieme è stato premiato dal pubblico, come diceva l'assessore, con una valanga di abbonamenti. Infatti un cartellone che si rivolge a un pubblico molto curioso, perché ci sono dentro nomi sconosciuti fondamentalmente, e se riusciamo a innescare questo meccanismo di fiducia da parte del pubblico nei confronti di una direzione artistica che seleziona degli spettacoli da proporre, e allora si potranno fare grandi cose, perché non sarà necessario portare il nome televisivo, ma sarà d'obbligo, per restituire questa fiducia, portare spettacoli di qualità. Assolutamente sì. Assessore, l'andamento di una stagione teatrale, diciamo che dà un po' il polso di quella che è la vita culturale di una città, quindi Vittoria, alla luce di questi numeri, come sta? Ma io in questi sei mesi, fra pochi giorni di esperienza, devo dire, ho trovato una Vittoria assolutamente frizzante, curiosa e piena di iniziative, non solo il teatro, ma ovunque c'è un fermento culturale molto molto sviluppato, a parte i grandi appuntamenti che ormai appunto sono appuntamenti da anni, come può essere il Festival Jazz o altre iniziative, vi è un'attività culturale, ma direi quasi quotidiana, c'è una grandissima attività dei club service che svolgono anche delle iniziative con conferenze, con spettacoli anche di grande respiro, e un occhio particolare vorrei lanciarlo per la stagione relativa adesso a Natale, per il periodo di Natale, perché anche lì abbiamo cercato di effettuare, di realizzare un'offerta che riguarda un po' tutti, dalla famiglia, degli spettacoli appunto al teatro, dei concerti nelle chiese, delle notti bianche, insomma abbiamo cercato di accontentare, di cercare di attirare un po' tutti i target, dalla famiglia a chi ha voglia di vedere un concerto, di vedere insomma di assistere ad uno spettacolo di Natale. Leggevo le sue dichiarazioni rese, sì, su questo cartellone: aprire il teatro a tutta la città rendendolo un luogo di socializzazione e di incontro, ma anche un luogo in cui deve essere possibile sperimentare e osare. Ma questo chiaramente fa il paio con le intenzioni che abbiamo con i direttori artistici. Noi vogliamo che il nostro salotto sia aperto il più possibile alla città, e abbiamo lanciato un po' questa idea dell'aperitivo prima dello spettacolo, che è stato veramente carino. Ci sono dei precedenti anche anche recenti, ma noi abbiamo voluto un po' rinforzare, e soprattutto ci abbiamo mirato, perché è una cosa a cui teniamo tutti, sia noi come amministrazione che i direttori artistici, è l'assoluta puntualità negli spettacoli. Quindi abbiamo pensato a questo momento che da un lato ci faccia socializzare, ci faccia fare due chiacchiere prima dell'inizio, magari quando sarà possibile in compagnia degli artisti che vorranno unirsi a noi per un brindisi, e una volta che la gente è già lì per l'aperitivo, ciò garantirà l'inizio dello spettacolo in modo puntuale. E dico anche che vogliamo osare nella dichiarazione che lei citava, ovviamente nell'ambito delle espressioni, nell'ambito di questo mio messaggio, che è quello di cercare di
far diventare il teatro e farlo sempre di più, perché il teatro devo dire che è sempre stato vissuto, è sempre stato visto bene dalla popolazione di Vittoria. Noi vogliamo aprirlo, nel senso che i direttori artistici hanno il proposito di effettuare degli appuntamenti che vanno oltre il cartellone. Sì, leggevo di laboratori e workshop, esatto. Magari ne parliamo dopo. Mi riferivo proprio a questo, esatto. Sono contento che ne parla Andrea, sì. Andrea. Sì, è ovvio che per un direttore artistico pensare che il proprio ruolo si esaurisca nei 6 appuntamenti, quindi nelle 6 serate del cartellone, sarebbe riduttivo. E l'ho anche dichiarato, diciamo, pubblicamente, che la mia ferma intenzione è quella appunto di dare respiro a questo teatro anche nei giorni in cui non c'è programmazione. E questo proponendo e cercando di riempirlo di contenuti appunto negli altri giorni. Questi contenuti cosa sono? Sono innanzitutto una parte legata alla formazione, quindi laboratori, workshop e seminari. E attualmente ce ne sono in corso già 2, che sono dei laboratori permanenti, uno rivolto a bambini di fasce d'età diverse, uno dai 6 agli 8 e uno dai 10. No, uno da 6 ai 9, uno da 10 ai 13 anni e un altro rivolto a ragazzi ed adulti. E questi sono, diciamo, laboratori permanenti che cura l'Associazione Santa Briganti. E vi saranno nel corso dell'anno, li comunicheremo, dei workshop, quindi laboratori a tempo determinato, un po' come dire, quindi intensivi, e che verranno fatti da professionisti e spesso e volentieri saranno rivolti a professionisti, quindi catalizzeranno anche a Vittoria l'arrivo di persone da fuori per seguire questi workshop. E altra cosa che vorrei fare sono le residenze creative, ovvero far sì che questo teatro possa diventare un luogo di lavoro per delle compagnie a cui manca un luogo di lavoro, che potranno utilizzare il nostro teatro per un periodo chiaramente definito e poi possano in cambio offrire alla città l'esito di questo percorso creativo. Ecco, tutte queste sono formule che riempiono il teatro di contenuti e possono creare anche un confronto, oltre che, nel caso dei laboratori, degli spettatori consapevoli, se non degli attori, ma proprio degli spettatori consapevoli. Poi vedremo, insomma, i progetti in mente sono tanti, però poi bisogna anche un po' raffrontarsi con quelle che sono le risorse per poterli mettere in atto. E quindi, però con questo c'è un dialogo continuo con l'amministrazione. Sicuramente riusciremo ad aggiungere qualcosa a quel cartellone. Ah, quindi questo potrebbe subire qualche piccola variazione? Non in termini di stagione di teatro, diciamo così, come è posta, però per esempio sì, da tempo parliamo di provare a fare qualcosa per i bambini che in questo cartellone non è stata inserita, okay. O queste altre cose di cui ho appena parlato, quindi residenze che poi si completano con degli spettacoli e quindi ci saranno degli appuntamenti aperti al pubblico. Benissimo, anche perché, Assessore, lo avete dichiarato ampiamente, l'intenzione vostra è anche quella di attirare quanti più giovani possibile verso il teatro. Ma io penso, per esempio, abbiamo la fortuna rispetto ad altri territori importanti che non hanno un teatro importante come il nostro, bellissimo e invidiato veramente da tanti. E ce l'abbiamo nella nostra città e secondo noi è giusto che i giovani si avvicinino. E magari il teatro a volte è visto come un luogo austero, no? Questa facciata neoclassica, questa invece così è un posto blindato, sì, così, no? Blindato. Riservato a pochi. Invece è un posto bellissimo, un posto magico, un posto che fa sviluppare la nostra fantasia, che ci fa rilassare, che ci fa divertire, che ci fa riflettere a seconda dei casi. Quindi noi abbiamo, proprio colgo il suo invito, nel senso che ne riparlo, abbiamo dato uno sguardo e un invito alla popolazione sotto i 26 anni, offrendo degli abbonamenti mirati, gli abbonamenti a costi ridotti, proprio perché vogliamo, per coloro che magari non hanno mai messo piede nel teatro, vogliamo dirvi: venite, vi aiutiamo anche dal punto di vista economico, vedrete che vi piacerà e tornerete nel futuro. Questa credo che sia la scommessa più bella che mi piacerebbe vincere. Bene, siamo quasi in chiusura. Andrea, qual è allora l'invito che vogliamo lanciare a chi ci sta seguendo da casa in questo momento? L'invito è quello di venire a teatro, ovviamente, e mi viene da dire, agganciandomi a quello che diceva l'assessore, che la stagione è una stagione per i giovani, vero?
ma non in senso strettamente artistico. Non in senso strettamente cronologico, non so come dire. Nel senso, le riduzioni chiaramente sono per chi ha meno di 26 anni, però in realtà la stagione si rivolge a un pubblico curioso, giovane in quanto curioso. Non è una stagione statica con i classici appuntamenti del teatro di prosa in cui ci si siede e spesso ci si annoia, ecco. È una stagione in cui c'è molto dinamismo, molto varia nel suo interno, quindi si rivolge a un pubblico giovanissimo dentro, anche di 70 anni. Benissimo. Bene. Siamo in chiusura, grazie all'assessore alla cultura del Comune di Vittorio Daniele Scrofani. Grazie e buona giornata. Grazie ad Andrea Burrafato, direttore artistico della stagione teatrale per quanto riguarda naturalmente la prosa. Grazie a tutti voi che ci avete seguito e buona giornata. Eventi Quotidiani e Focus tornano domani mattina.